nutrita partecipazione per quanto riguarda le prime gare, quelle riservate al settore amatoriale master maschile, sviluppate in due partenze, la prima alle 9 e la seconda alle 9.40, le donne prenderanno il via alle 10.30, poi si aprirà il secondo blocco, quello riservato alle categorie giovanili, con Roma al Gazebo Caro, posto proprio alle spalle dell'arco di partenza. Prossima tappa del World Athletics Cross Country Tour Gold si svolgerà a Eldore il 12 febbraio, poi la trasferta a Abruzzo in Belgio, al Bufeira in Portogallo il 27 febbraio. Sera Emilia, come già ricordato, chiuderà questo speciale circuito, due cross italiani entrati a far parte di questo speciale, di importantissimo circuito. Oggi davvero si celebra un compleanno davvero importante, 90 anni di cross 5 Molini. Spetterà il master a aprire ufficialmente questa giornata molto, molto importante, non soltanto per il comitato organizzatore, ma perché per il mondo che guarda a San Vittore Olona. Siamo in diretta RAI dalle 13 alle 15, due ore di diretta RAI per portare nelle case degli italiani non soltanto il fascino e la tradizione del cross 5 Molini. Quattro minuti alla partenza. Iniziamo gli atleti della prima gara, ricordiamo, riservata alla categoria M50 e oltre, ad avvicinarsi agli ordini dello starter. Grazie.